spazio strano. Allora, siamo già nella tornata post elezioni, stiamo facendo una verifica per capire cosa ha votato la gente. Qui abbiamo trovato due esponenti del nuovo partito Fare per fermare il cretino. Allora, dobbiamo capire chi è il cretino, dov'è? Guarda, il cretino viene da quella zona di Puglia, della Puglia. Vabbè. Noi non possiamo dire i nomi dei candidati, siamo in par condicio. No, zona Foggia però. Zona Foggia, vabbè. Allora, vorrei sapere come hai votato. Ho votato bene perché... Orgoglioso. Orgogliosissimo. Beh, mi ha comprato Balotelli, mi ha fatto vincere contro il Barça, non potevo non votarlo. Questo è una merdaccia. Non ha fatto nomi. Allora, lui invece che non ha mai detto niente a nessuno. Dove hai votato? Io dove ho votato? A San Giovanni ho votato. Cosa hai votato? Lo devo dire? Sì, dai. Lo diciamo? Allora, metà... Metà, un voto metà. Anche se no, beh. Hai votato Camera e Senato disgiunto. Disgiunto, esatto. Merda, questo è un... classico esempio di voto disgiunto. Voto disgiunto, così mettiamo un po' di... Tanto è disgiunto tutta la politica, quindi... Quindi lo possiamo dire? Lo possiamo dire, allora, metà Balotelli e metà Oscar, facciamo così. Pistorius. Vabbè, è stato... Pistorius. Vabbè, addirittura... Se l'ha anche data Gambe. Io non so Rava inquadrati, non so perché, a sto punto mi viene un dubbio. Rava, cos'hai votato? Io ho votato... l'amico Bersa, no. Meno male, si è venuto un colpo, si è venuto Berlo, anche noi eravamo rovinati. Vabbè, io invece non ho votato con l'articolo 44, 30 marzo 1950, comma 4, legge 621, esiste, e siamo in tanti, votiamo a vincere le elezioni. Allora, potevo rilasciare un'intervista a voi, dato che l'ho già rilasciata anche a Carlino. Esatto, peggio per loro. È un giornale? No, lui l'ha rilasciata al Carlino, che non è il giornale di Bologna, ma quel cagnolino piccolino, bruttino, quello un po' particolare. Vabbè, Lacci dove avrà votato? Lacci ha votato a Foggia. No, ha votato Veneto. No. Allora, se anche fosse di Selv non voterebbe Veneto. Allora, andiamo a vedere veramente per la strada cosa ha votato la gente. Andiamo. Allora, la signora è andata a votare? Sì. Puntuale, in ritardo, perché qui c'è stata anche la neve che ha intralciato. No, sono andata ieri pomeriggio, sì. Tranquilla. Allora, non le chiedo il voto, perché tanto non sarebbe così importante. Ha votato dove ha votato le altre volte o ha cambiato e c'è stato un cambiamento? No, sempre nello solito posto. Quindi lei ha fiducia in quello che è già stato confermato, qualcosa di già confermato, già visto, diciamo. No, senza sapere chi, cioè, non parlo di governo, quindi lei ha un voto suo tradizionale. Sì, ho un voto mio tradizionale. Questo è importante perché vuol dire comunque aver fiducia in istituzioni che un po' si stanno smarrendo in questo periodo. Ci provo ancora, ci credo ancora. Bisogna. Allora, non ti chiedo perché hai votato, te lo chiedo. Fratelli d'Italia. Per quale problema? Secondo te come sono andate queste elezioni? Siamo ancora, devono essere concluse, quindi... Ma il risultato, non sono il primo a dirlo, è abbastanza scontato. Alla Camera vincerà il PD con i suoi alleati in forza di una legge elettorale assurda, che avranno 340 deputati. Al Senato, io ragiono, 120 il PDL, 160 il PD e alleati e 35 grillini, il che significa ingovernabilità assoluta. Fra l'altro non bisogna dimenticare che alla Camera i grillini avranno 70-80 deputati che uniti ai 35 senatori danno una forza parlamentare in forza di regolamenti anche lì un po' assurdi che praticamente porranno il veto su tutto, dato che i grillini hanno dichiarato di essere comunque all'opposizione. Contro tutto. Sì, ma all'opposizione anche dell'opposizione. Sì. Ecco, quindi all'opposizione della maggioranza, all'opposizione dell'opposizione. Non si capisce cosa intendono fare, però permettetemi una battuta, tempo 6 mesi e l'aria di Roma, venga onorevole, venga senatore, anche i grillini si piegheranno perché tutto gratis, aereo, auto, treno. È un mondo sconosciuto per adesso, ma poi si impara presto a vivere in quel mondo e anche a omologarsi un po'. Senti, quello che viene fuori però è una situazione molto ambigua perché comunque non c'è una maggioranza dichiarata, evidente, quindi si darà vita a dei rimpasti, a delle coalizioni anche forzate perché si rischia da alcune parti di avere oppositori che si dovranno convogliare con le stesse idee poi. Sì, ma è quello che stavo dicendo, i 35 senatori grillini, io... Se anche altri comparti, ma altri comparti, ma questi sono i più
per certi versi omologabili, cioè in certi versi basta che un 10-15 vadano con la maggioranza o il pareggio che ci sarà del PD e daranno, perché al Senato per governare ci vogliono 170-175 senatori, il PD ne avrà, ritengo, 160-155, quindi una quindicina dei grillini, se vanno col PD governano, ma per andare con i grillini, anche perché non faccio fatica a pensare che Grillo tenga legati tutti i suoi rappresentanti al divieto assoluto di dare, ma pensate solamente a Roma, giornalisti, televisioni come voi che gentilmente mi state intervistando saranno lì alla caccia dei grillini, certo. Soprattutto perché chi fa notizia, un deputato e un senatore grillino, non fa certamente notizia un deputato e un senatore del PDL, del PD, di SEL, di qualunque altro partito. I grillini fanno notizia, e pensare di vietare qualunque, come Grillo vuol fare, la Federica Sarsi è un esempio, qualunque intervista, qualunque apparizione televisiva, radiofonica, sulla stampa di un rappresentante eletto, ricordo che uno è eletto senza vincolo di mandato, una volta eletto vuol dire che lui è autonomo, pensare di vietare qualunque forma di esposizione sui media che gli correranno dietro fatalmente, lo reputo molto complicato, ecco, perché Grillo per quanto sia non potrà essere a fianco di ognuno dei suoi eletti. No, diventa una dittatura, poi cioè, alla fine non sì, ma è una dittatura impossibile certo. Tecnicamente da realizzare. Fisiologicamente impossibile. Ecco. No. C'è un motivo particolare, sfiducia nella politica o un impedimento? Sfiducia in tutto. Non è poco, perché ce n'è bisogno in questo momento, c'è veramente da sfiduciarsi. Sì. Quindi nessun partito che poteva rappresentare o poteva dare un ideale di proseguimento? Nessuno. Hai votato? Sì, oggi pomeriggio. Bene, ha votato dove vota tradizionalmente o ha cambiato? Ho cambiato. Quindi c'è stato qualcuno che è riuscito a farle cambiare idea? Sì. Delusa dalla sua scelta precedente? Sì, molto. Bene, allora, siamo già su una buona strada. È convinta che ce la possa fare la sua scelta? No. No, però intanto ha dato un segnale. Sì. Grazie, anche tu hai votato? Sì, ho votato anch'io. Che votazione è? Sei le prime armi? No, beh, già da un po' che voto, sì sì. Anche tu una voto conferma? Ho cambiato. Convinta del tuo cambiamento? Sì, cioè. Una speranza c'è, sei giovane, hai speranza. Sì, spero che cambi. Grazie. Abbiamo trovato una persona che vota da tantissimo tempo e sentiamo che cosa ne pensa. Ha votato un voto di tradizione? Allora, hai votato? Non ho votato, però andrei a votare quello che ha votato mia madre, cioè Beppe Grillo. Andrei lì e si può ancora votare? Fino alle 15, in realtà, però basta il pensiero, è come i regali. Sì, nel senso non voto perché non credo più a nessuno, quindi che cazzo me ne frega. Sì, sì. È vero. Deluso dalla politica e dai politici. Deluso, tanto sono manovrati anche loro, cioè, puoi mettere chi ti pare, che tanto è la stessa cosa, cioè, secondo me, per come la vedo io. Senti, se il Movimento 5 Stelle potesse avere questo spazio che sembra che possa avere, può cambiare qualcosa? Non lo so, non te lo so dire. No. Politica, se poi... Non mi fido io di sti Beppe Grillo, di sti soggetti qua, cioè non mi fido, cioè, quelli si inculano e basta, cioè, diciamocelo così. Quindi, arriva un altro, sono tutti uguali. Quindi per me la svolta vera è scendere in piazza, fare casino e fare qualcosa. Cioè, l'unica cosa che si può fare. Ah, microfono. No, te ascolto quello che dici, volentieri. E quindi così, ho una rivolta, una piccola rivolta, che succeda qualcosa, sennò. Sì, politici, vengo lì, ma ci pigliano per il culo dalla mattina alla sera, quindi, cioè, se devo andare a votare posso anche andarci, ma sono quasi convinto che il mio voto non serve a niente, quindi, cioè, è una cosa manovrata, quindi amen. Hai votato? Certo che sì, da buon cittadino ho fatto anche il mio compito. Allora, ti dico la gradatoria. Cavina ha votato Bersani. Fa cagare, poi? Berlu, vabbè, perché gli ha portato Balotelli. Ah. Rava ha votato Bersa. Lui ha fatto un voto disgiunto, cioè? Monti e Silvio. Cioè, andato due volte a votare. Sì. Camera, cioè, tu cosa hai votato? Ma io un po' per tutto, ho fatto metà e metà. Un po' foggiato. A metà, quindi il partito della parrocchia. Cioè. Hai votato Pio o Medeo? Pio o Medeo? Tutti e due, anche là, perché non puoi fare una votazione. Vuoi tenere il segreto il tuo voto? No, alla fine io credo che comunque dobbiamo cambiare in questa società. Quindi hai votato per Nicky? Per Vendola, no, scusa, si può fare. Mi ammazzo, ti foggiano che mi guardo, ma. E quindi?
Non lo so, io ho un grillino, dai, un grillino. Io dell'Arcigay. Sì, dell'Arcigay. No, semplicemente perché tanto uno valeva l'altro e quindi per non avere il solito Bersani, Berlusconi, proviamo a far mangiare il grillo a sto giro. Vabbè. Fai salto, ecco il grillo. Ok, grazie. Dunque, lei ha votato? Sì. Ha votato dove ha votato sempre anche le altre volte o ha cambiato? Uguale. Uguale, quindi mantiene la tradizione, ha fiducia ancora nella politica, insomma. No. Nella politica, però quella parte di politica probabilmente sì, se li ha votati. Certo, ho paura di che le cose possano ancora peggiorare. Quindi c'è ancora una speranza di salvarsi, di migliorare. Speriamo. Di che partito? No, scherzo, scherzo. Allora, vogliamo sapere, qui in mezzo alla frutta nel mercatino, dove siamo qua in via? Pescherie Vecchie. C'è un po' di pubblicità, Pescherie Vecchie, allora, hai votato? Sì, ho votato. Serenamente? Assolutamente serenamente, con convinzione, perché comunque è un nostro diritto dovere votare. Almeno abbiamo ancora questo strumento per far valere la nostra voce e speriamo bene. E hai votato dove avevi già votato o hai cambiato? No, no, dove ho sempre votato. Beh, questo è una bella cosa, vuol dire che c'è fiducia e speranza. Sì, sì, sì. Allora, siamo nella sede bolognese in via Santo Stefano del PDL, dove sono appena iniziati gli scrutini, quindi è impossibile, insensato, dare delle valutazioni. Però siamo con Massimo Palmizio, che qual è la sensazione così a priori, il primo numero che si vede? Ma la sensazione è abbastanza strana, perché gli instant poll, gli exit poll davano una vittoria secca del centro-sinistra e noi come secondo partito, e le proiezioni fino alla terza dicono il contrario esatto, neanche terzo partito, siamo, il primo partito sono Grillo, il secondo il PD, il terzo siamo noi. Quindi credo che non sia possibile dare nessun tipo di valutazione ancora. In ogni caso, qualora i risultati delle proiezioni sul Senato siano confermate, sono molto piacevolmente stupito. Questo molto piacevolmente stupito dà un significato di un viaggio romano. Comunque, no, nel senso che pensavo che vincessimo, ma non così tanto. Beh, insomma, importante. Anche perché in questo momento c'è stata molta retorica sulla politica, c'è un allontanamento dalla politica, anche un movimento, fra virgolette, politico come quello dei 5 Stelle ha fatto sì discreditare tutto. Diventa pericoloso perché poi la gente è ancora più confusa. No, io non vedo nessun pericolo. Quando i cittadini si esprimono e votano per qualcuno non c'è nessun pericolo, non, assolutamente no. Diciamo che siamo passati da un sistema bipolare a un sistema tripolare. Si pensava che fosse quadripolare, ma il quarto polo, cioè Monti, ha dimostrato che non esiste. Siamo nella sede del PD, allora facciamo un commento così sulle prime impressioni. Siamo un orario ancora impreciso di quello che può succedere, però c'è già delle indicazioni importanti, soprattutto per Bologna. Beh, Bologna siamo convinti di quello che si sta delineando, abbiamo già delle proiezioni di seggi scrutinati realmente dai nostri rappresentanti di lista che ci hanno comunicato e saremo sul 43%, i grillini qui sono stati arginati in maniera forte, importante, e siamo molto preoccupati per invece la governabilità del paese in questo momento, soprattutto al Senato, dove si va delineando uno scenario di totale ingovernabilità. Certo, c'è una politica locale che tiene botte, perché questo ovviamente è l'esito e il risultato di un lavoro già visto. Cioè, la gente in questo mandato aveva un po' sfiduciato la politica, quindi questa confusione anche mediatica, creata forse anche un po' ad arte da alcuni, voleva un po' frammentare. In qualche parte si è riuscita, diciamo, a livello nazionale, a livello locale ha tenuto botta. Quindi una conferma comunque per Bologna e Provincia. Sì, una delusione magra, sì. Però a Bologna e Provincia continuiamo a essere il primo partito in maniera importante e il secondo partito però in questo momento è Grillo, la PDL è quasi scomparsa dallo scenario politico, solo che continuiamo a guardare con i dati nazionali che ci devono ancora arrivare. L'evento del Movimento 5 Stelle che ha questo boom in questo momento, però politicamente diventa complicato capire come persone che non sono dentro la politica possano poi essere utili alla politica.
Beh, adesso sono a pieno titolo dentro la politica, perché una volta che entrano in Parlamento si dovranno confrontare quotidianamente con quello che è il bene comune, quindi la politica nel senso più ampio del termine. E speriamo che su alcune proposte si possa trovare anche una convergenza su temi programmatici che sono da sempre nostri e che hanno fatto anche loro, immagino alla riduzione del numero dei parlamentari, alla riduzione dello stipendio dei parlamentari e una riforma istituzionale ampia e credibile. Su questi temi penso che si possa ragionare anche con i grillini, che noi non conosciamo perché diciamo, i candidati, al di là di essere nuovi, sono stati poco pubblicizzati, poco conosciuti, sono arrivati lì perché qualcuno ce li ha messi. Con i nostri candidati c'è stato un confronto anche con gli altri, con loro ancora no, impareremo a conoscerli.